Ah, this warm kitchen feels good. Oh, I'm Francis, the sleepy host of this show, Cooking with the Dog. こんにちは。今日はクリスマスバージョンでティラミスを作ります。Hi, lovely people. I'm gonna make a tiramisu just for you. 今日は、イタリアンデザートやティラミスを作ります。Today, I'm making tiramisu. But not just regular tiramisu, I'm making a double chocolate tiramisu.Hello, 大家好，欢迎回到我的烹饪频道。今天给大家带来的是一款提拉米苏的做法分享。マスムー TV 絶品簡単ティラミスをね作っていきたいと思います。こちら簡単ティラミスいただきます。Da gibt es das ist Mīlnieku desserts tiramisu. Tiramisu.تلقوها معنو إيطالي والوضع نوزين ده البسكوت التقليدي بتاع التيراميسو اللي هو الليديز فينجرز أو بسكوت السافوايار يعني لو رحتوا عندنا في أي Men det här är min och förmodligen många italienares variant utav en riktig tiramisu Je veux faire une recette que tous les intolérants au gluten veulent manger mais ne peuvent pas Et là je me suis dit quel est le dessert incontournable qu'on commande au restaurant Le tiramisu Steve Kapoor's Kitchen में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Pick me up ये डिश का नाम है যা মেরি ফেভারিট রেসিপি তিরামিসু আজকে আমি আপনাদের শেখাবো তিরামিসু প্রিয় দর্শক হলো তো তিরামিসু It's the Italian word for pick me up It's a word for one of the most famous desserts on the planet But also a request an invocation a prayer especially when we are feeling down Italian cuisine is naturally appreciated in every corner of the planet And desserts are no exception. Among all the Italian desserts, tiramisu may be the most beloved of all. The reason for this success? Hold on, let me explain first. We were saying the reasons for this success? First of all, it's unmistakable, enveloping, unique flavor, the result of a skillful mélange of simple ingredients that are easy to find, and the fact that its preparation does not require what is perhaps the second greatest invention of man, after the tiramisu, of course. Fire.Like all the most revolutionary culinary creations, tiramisu has dozens of variations. But which is the original recipe of this dessert? And when did it first appear? We will try to answer both questions in a simple and comprehensive way. Many may think that tiramisu derives from ancient history,made its debut in the middle of the Renaissance era, or perhaps in the 19th century, when the famous Italian food critic and gastronomer Pellegrino Ortussi published his seminal work, Science in the Kitchen and the Art of Eating Well. Well, not so. The classic tiramisu was born around the Second World War in Friuli Venezia Giulia, a small region in the northeast of Italy that has always been a crossroad of cultures, peoples,and traditions. But let's take a step back. Even the tiramisu has its Leonardo, its Guglielmo Marconi, a man able to create from nothing a new concept of dessert in a slightly different form. This is Friuli 1920.Mario Cosolo is a child who, instead of playing hide-and-seek or football with friends, prefers to spend his time in the kitchen, fascinated by the culinary arts of his father Antonio, the man at the helm of Il Vetturino, or the postman, a restaurant already known for its merits in the area of Pieris in the province of Gorizia.
La storia della cucina è una storia di contaminazioni e di arricchimenti continui. Il tiramisù comincia a diventare un dolce, come lo conosciamo oggi con la sua fama, a partire dagli anni 70-80 come fama. È nato assolutamente prima come tipo di dolce. Chi era Mario Cosolo? Beh, qui ci vorrebbe la figlia Flavia per chiedere. Ha avuto, sono nato secondo me, l'intelligenza e la delicatezza di conservare tutto. Questa è bella. Quella lì devo metterle tutte a posto, non ho mai tempo. Mario Cosolo era un bravo cuoco negli anni 30, un bravissimo chef dagli anni 40 fino a metà degli anni 70. Questo è il vetturino vecchio, com'era negli anni 40, trattoria, prima era osteria, negli anni 40 e 50 era trattoria al vetturino. All'età di 7-8 anni dimostrava già la sua grande passione per la cucina, era un bambino, invece di giocare faceva da mangiare in cucina con le sue pentoline. Mario ha avuto una vita avventurosa, ha fatto diversi percorsi. Papà in questa foto è con due amici di Trieste, appunto era appena andato a Trieste a imparare il mestiere da pasticcere da Pirona. Mario's family recognized his vocation and sent their young son to be an apprentice in a kind of elite military academy for those who wanted to become a cook. The cafe and pastry shop Pirona of Trieste. All'età di 13-14 anni, il nonno lo manda a Trieste, nella migliore pasticceria dell'epoca, da Pirona. Mio nonno, Alberto Pirona, aprì la pasticceria il 22 aprile del 1900. Era anzitutto una pasticceria bellissima, con un arredamento antico. Fu quasi un antesignano della piccola pasticceria, come la chiamiamo oggi, perché la caratteristica era proprio di avere dei pasticcini di dimensione ridotta, dove quello che contava era la qualità e non la quantità. Credo che non ci sia una persona che in tutta Trieste che non sia entrata da quella porta. Da Pirona il papà ha imparato tantissimi dolci, la putizza, il presnitz, lo strudel. C'erano dei giovani e facevano una specie di apprendistato, diciamo così. Le scuole alberghiere non c'erano, naturalmente. Questo attestato di frequenza gli dava la possibilità di essere imbarcati sulle navi dei Lloyd. I Lloyd era un'importante compagnia di navigazione. E credo che Cosolo abbia avuto anzitutto una grandissima scuola da Pirona e abbia imparato l'amore e l'attenzione per la materia prima e il rigore nella trasformazione. Era una delle pasticcerie più note della Trieste di quel tempo, una Trieste che era un concentrato di cultura mitteleuropea, dove appunto Svevo e Joyce si incontravano e molto probabilmente andavano dentro a questa pasticceria a gustarsi i dolci. Nella pasticceria c'erano tre piccoli tavolini col piano in marmo e una zampetta unica come base, e si incontravano Italo Svevo, Umberto Saba. Non voglio dire che fosse diventato un cenacolo, però penso che si parlasse volentieri di letteratura. James Joyce abitava vicino alla pasticceria Pirona in una strada traversale. In uno dei suoi romanzi lui ha ricordato un ultimo incontro di degli innamorati in una piccola pasticceria. Sembra che questa pasticceria fosse proprio la pasticceria Pirona. At that time, Trieste was a densely populated and lively hub of industry and arts, a melting pot of different cultures and traditions. Trieste era una città multietnica, multiculturale, multilinguistica. Era allora, alla fine del periodo di appartenenza all'impero austro-ungarico, la quarta città dell'impero, dopo Vienna, Budapest e Praga, quindi era
una città con più di 200.000 abitanti, e allora era una dimensione veramente considerevole. E poi c'era il mare che ci porta a guardare alle grandi distanze, che ci porta all'avventura, ci porta all'esplorazione, quindi sicuramente sono fattori insieme alla diversità della popolazione, perché a Trieste ci sono chiese e cimiteri di 7 religioni diverse, quindi la composizione così variegata della popolazione anche avrà sicuramente stimolato Cosolo e gli avrà in qualche modo favorito questa grande invenzione del tiramisù. The opportunity came in 1935. Si imbarca sulla nave reale Savoia del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena. We are in the middle of the two wars and Mario, now a promising 19-year-old chef, eager for excitement, gets a prestigious job. Deputy chef on the royal yacht Savoy that sailed from the port of Brindisi and would bring King Vittorio Emanuele III and the royal family to visit the colonies. Dopodiché Mario lo troviamo a un certo punto imbarcato in un piroscafo di casa Savoia, con un incarico non indifferente perché era sous chef, quindi era il vice del cuoco. Ricordo il papà che mi raccontava, erano tutti quanti molto impegnati, ma veramente molto impegnati, e si svegliavano all'alba. Era lo chef che li guardava uno per uno, una macchietta, immediatamente il grembiule doveva essere cambiato, oppure la giacca bianca. The days on board for Mario followed each other in a tiring daily routine, until an event that would forever change his life. And the dessert section of half the world's menus. Una serata, una sorta di pranzo ufficiale, dovevano preparare un dolce, non sapevano in realtà con i pochi ingredienti che avevano, e prepara questa sorta di dolce al cucchiaio su una coppa di champagne a strato, mettendoci dentro appunto pan di Spagna piuttosto che marsala, piuttosto che zabaione, perché non c'erano le uova. Era il lontano 19 maggio 1935. Lo chef di bordo indice una gara tra tutti questi ragazzi provetti cuochi, chi avrebbe fatto il dolce per sua maestà più buono e anche più veloce. Il papà era dotato di una grande fantasia. Inventa una coppa perché quella gara la vince proprio il papà. Un dolce in questo bicchiere è molto elegante, con una mousse al cioccolato, con un pezzo di pan di Spagna imbevuto nel marsala secco e una crema allo zabaglione. Ideò questo dessert che mise all'interno di una coppa di champagne alternato uno zabaglione, un pan di Spagna che magari aveva già lì a disposizione già pronto, bagnato con del marsala, e poi è andato a fare una panna con del cacao all'interno, quindi va a colorare la panna proprio per dare anche diversi colori. E con una spruzzatina di cacao, e tutti quanti sono rimasti allibiti. Era un'idea innovativa, geniale. Mario's dessert becomes an instant classic, thanks to its elegant yet minimal appearance. A taste that was new yet timeless, reminiscent of flavors that every child has experienced at least once at his grandmother's house. The enthusiasm of the passengers of the royal yacht convinces Mario to include the dessert in the family restaurant, Il Vittorino, appropriately naming it Coppa Vittorino. Finisce la navigazione e porta il dolce nel ristorante di famiglia. After a break during World War II, when Mario helped the resistance against fascism and ended up in prison, the restaurant quickly resumed its prestige, and in 1958 Mario became the sole owner. Torna al suo paese di origine a Pieris, no, dove apre appunto un ristorante chiamato il Vetturino. Vetturino perché il nonno di mio papà faceva il Vetturino.
con la carrozza e i cavalli, trasportava la posta da Trieste, Ronchi dei Legionari, fino a Venezia. Born at the end of the 19th century as a modest wine shop, the restaurant is named after the job of the brother of the founder, Antonio, Giulio Cossolo. Giulio's son, also called Antonio, transforms it into a restaurant with a solid traditional cuisine. But Mario is the one to transform it into a mecca for the gourmets from all over Italy, thanks to a simple and yet at the same time refined cuisine that makes the most of the excellence that the northeast of Italy has to offer. Ingredients of the highest quality, combined with products whose greatness is recognized in the whole world. Mi ricordo questo gentiluomo che veniva da noi a selezionare il vino per il Vetturino, che era uno dei locali più importanti, più famosi in quell'epoca. Io ero un ragazzo, però ho dei bellissimi ricordi. Mio papà era così felice quando arrivava che mi diceva: guarda che arriva Mario, mi raccomando, comportati bene. Thanks to its clientele, a mix of the jet set and local people, those from Pieris who had seen Mario grow from a ship cook into a refined and demanding chef, Il Vetturino becomes the restaurant, one of those places that, as they say, are worth the trip. Mario del Vetturino, persona straordinaria. Lui aveva fatto la sua esperienza come cuoco di bordo, aveva navigato ad altissimo livello, già a quei tempi. Da lui c'era l'elite, ma c'era anche la gente del paese. Sapeva mettere insieme e far convivere anche queste due anime. From the end of the 50s throughout the 80s, the restaurant had a golden age. Among those patrons you had Gino Bartoli, Walter Chiari, Johnny Dorelli, Catherine Spock, Patty Pravo. Even Pier Paolo Pasolini and Maria Callas ate there while they were working on the Medea, filming it in the Lagoon of Grado. Among the regular customers there is also a distinguished citizen of Pieris, Fabio Capello, former footballer and coach. The well-known essayist and humorist Roberto Gervaso described Mario Cossolo as the Raffaello of the grill, the Caravaggio of sides, the Michelangelo of desserts, and certainly the desserts are the most important thanks to the Coppa Vetturino, a dessert that people like so much that Mario created already in 1947 an advertising poster dedicated to his creation that reads, "The tiramisu by Mario is worth more than it costs." Where does the term tiramisu come from? This anecdote has been told 1,000 times by the various patrons of the restaurant, but the original version comes from Mario's daughter. Il 1935 viene fatto per la prima volta il dolce sulla nave reale. Quando il papà lo porta nel ristorante di famiglia, viene chiamata Coppa Vetturino. Rimane Coppa Vetturino fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La leggenda oppure la narrazione vuole che una serata di amici serviti da un'avvenente cameriera lui proponga questa sorta di dolce Coppa Vetturino. Il papà si ferma vicino al tavolo di questi clienti chiedendo se fosse andato tutto bene. Uno di questi risponde: sì Mario, tutto bene, specialmente il dolce, ma tirato su. Sembra che uno dei commensali, guardando poi la cameriera, abbia esclamato proprio: questo è proprio un dolce, tirami su, e a quel punto è fatta. Il papà si gira per andar via e questo continua dicendo: Mario, dovresti cambiare il nome a questo dolce perché tira veramente su. E il papà, senza pensar due volte, dice: dato che la maggior parte dei miei clienti sono triestini e voi siete triestini, da questo momento non lo chiamerò più Coppa Vetturino, ma bensì, in dialetto triestino, tirimesù. Da quel punto Mario ha deciso di chiamare quel dolce con quel termine e da lì poi evidentemente è rimasto, diciamo, come nome di una
di una specialità di dolce al cucchiaio. La goduria è che tu devi proprio affondare il cucchiaio per riuscire ad assaggiare tutti gli strati con cui questo è fatto, quindi non va mangiato da sopra e poi si va giù, perché è l'insieme che dà appunto questa sorta di complessità di gusto. Io ho sempre sentito parlare della coppa Vettorino, che il tiramisù, da mio padre, e ho sempre sentito parlare di questa coppa e della storia di Mario, di questo personaggio non banale, ma un tipo veramente particolare, che aveva fatto mille esperienze e che aveva inventato questo dolce meraviglioso. Però purtroppo non ero mai riuscito ad assaggiarlo. E quindi quando abbiamo scoperto la ricetta, abbiamo chiesto a Flavia di farcelo, perché volevamo assaggiarlo, e quindi ho dato una soddisfazione a questo mio ricordo di mio padre che mi raccontava di questo dolce. E ho ricordato anche questo uomo, ma soprattutto in quel momento mi sono emozionato, perché ho pensato che il dolce che tutti noi conoscevamo è nato qui da noi e che una storia che sembrava una favola invece era la verità. Il primo tiramisù che ho assaggiato, quando non lo sapevo ancora fare, era quello della mia mamma, che poi ho copiato facendo una mia versione. Ho avuto modo di scoprire un po' com'è nato questo dolce, che poi si chiamerà tiramisù, quindi la storia di questo personaggio che poi per me è stato un mito, Mario Cosolo. Secondo me all'epoca è stata una genialità. Vi racconto il mio tiramisù oggi. Ho voluto rispettare la parte della tradizione, quindi servire il tiramisù all'interno di un bicchiere di vetro trasparente. Voglio che si vedano tutti gli strati di come è composto il mio tiramisù. Alla base il savoiardo che tengo più alto, molto leggero, molto friabile, e per conservare questa friabilità ho bisogno che venga bagnato all'ultimo momento. Seguo con la cialda di cioccolato con all'interno il caffè liquido, la crema al mascarpone che viene montata e acquista maggior leggerezza, il cioccolato viene grattugiato all'ultimo momento in modo da percepire meglio la nota del cioccolato, e per rendere la preziosità del dolce delle foglie d'oro per farlo brillare e renderlo più prezioso. In qualunque posto noi andiamo oggi in Italia, ma non solo in Italia, il tiramisù c'è. È diventato popolare, è diventato pop. In casa si fa il tiramisù, poi ognuno ci mette le varianti secondo le interpretazioni, secondo i suggerimenti. Quindi è allo stesso tempo un dolce nazionale e un dolce familiare. Ma io credo che il mio primo tiramisù che ho mangiato nella mia vita fosse il dolce che faceva anche mia nonna in casa, che dato che il caffè lo poteva avere in casa e lo zabaione l'aveva in casa, a quei tempi lo zabaione sbattuto che mi faceva mia nonna al mattino, cosa che adesso farei fatica anche solo a deglutire, però a quei tempi mi sembrava una cosa eccezionale. Perciò è la memoria storica che per me va a fare, perché poi io abitavo in campagna e avevo anche la fortuna di abitare in campagna e avere prodotti di questo genere che erano veramente incredibili. J'ai déjà cuisiné le tiramisu. J'ai même fait des variantes parce que moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien voir un peu ce qu'on peut en faire. Donc le traditionnel bien sûr, mais j'en ai fait aussi à la fraise, et là j'en ai sorti un à Athènes au sirop d'érable. Penso che il tiramisù sia diventato famoso perché è un dolce semplice, buono. Mi piace riproporlo anche in versione salata, quindi la crema diventa una crema salata. Il pan di Spagna, il savoiardo, diventa salato, e abbinare il formaggio, quindi che può essere il mascarpone, con l'aggiunta di una piccola percentuale di un altro tipo di formaggio più stagionato, si abbina molto bene al caffè. Questa è la mia versione di tiramisù. My tiramisù that I do is it's basically a mascarpone mousse
which has an amaretto ganache in it, glazed with dark chocolate from Valrhona, and an espresso sorbet and Safforiardi cookies served to it, and a coffee meringue. So it's a bit different from the usual traditional Italian one, but I think it's, I do it a bit different to have another take on a classic. Il tiramisù rientra in quella cerchia di dolci più celebri che c'è in Italia e anche tra i più conosciuti al mondo. È un dolce strepitoso. La mia ricetta del tiramisù: tuorlo d'uovo battuto con lo zucchero, una buona inzuppitura al caffè, un savoiardo rigorosamente fatto e non acquistato, e poi la straordinarietà della crema quando andiamo a unire il tuorlo d'uovo con lo zucchero assieme al mascarpone. È un dolce che piace perché ha catturato da piccoli la nostra fantasia, ci fa sentire bambini e nello stesso tempo adulti che ritornano nella loro infanzia. So this is the origin story of tiramisu. After all, a dessert ends a meal, and also this documentary. A special thanks goes to... Hold on a second. We talked about tiramisu, and we didn't even mention coffee. And the ladyfingers? And the mascarpone? What changed between the Coppa Vetturino tiramisu and today's recipe? Are these successive additions from some other less-known chefs trying to improve the original? Or is there another ancestor of tiramisu, much more similar to what we eat today? The answer, as often happens, lies in the middle. Or rather, in Tolmezzo, another small town in Friuli Venezia Giulia in the province of Udine. Here in the 1950s, nobody had any doubt about which was the best hotel in the area. Hotel Roma, known also for its restaurant where Norma Pielli, who had married Bettino del Fabbro, prepared tasty dishes and a unique dessert, the mascarpone slice. A personal reinterpretation of the dessert Torino, present in the first cookbook in the history of Italian cuisine, Science in the Kitchen and the Art of Eating Well by Pellegrino Artusi. Mia mamma nel 52 faceva il dolce si chiamava trancia mascarpone e ha creato il tiramisù che oggi tutti noi conosciamo. Molti friulani venivano su a sciare a Sapada, su a Cortina. C'era un gruppo di signori che arrivavano dalla zona di Trieste e mangiando questo dolce hanno chiamato mio padre e hanno detto: guarda che questo dolce è molto corroborante, ci ha tirato su. So this is where the ladyfingers, mascarpone and coffee come from. But Tolmezzo and Pieris, the other epicenter of the spread of tiramisu around the world, are only 90 kilometers away from each other. Is it possible that in a region as sparsely populated as Friuli Venezia Giulia, Il Vetturino and Albergo Roma could have had contact, mutual unconscious influence? Ai giorni nostri abbiamo conosciuto la signora Cosolo, abbiamo conosciuto la sua storia del Vetturino di Pieris, facendo delle ricerche appunto i nostri padri si conoscevano. Gli stessi clienti che frequentavano il Vetturino frequentavano anche l'Albergo Roma, per cui possono aver portato il nome tiramisù qui a Tolmezzo direttamente da Pieris. Tiramisu has a relatively recent history, but despite being one of the easiest desserts to make at home and widely consumed throughout Italy, its story remained unknown until 2017, when research, on which also this documentary is based, led the Italian Ministry of Agricultural Policies to include tiramisu among the traditional agri-food products of Friuli Venezia Giulia. Il tiramisù oggi è diventato patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
un bene culturale in cui si racchiude non solo la bontà del dolce, ma il sapere e il saper fare e l'ingegno di Mario Cosolo. A small region. A crossroads of very different peoples. A story of quintessentially Italian genius. Unique ingredients that have made Italian cuisine great all over the world. All of these factors have contributed to creating one of the most famous desserts on the planet. Whose name must be an exhortation to never give up and never stay down.